È solo la prima di una serie molto probabilmente lunga di modelli. La Skoda punta forte sulle SUV per i prossimi anni e parte dalla Vision S, concept car vista al Salone di Ginevra, che sarà la più grande della famiglia. Una partenza in grande in termini di dimensioni, 4,70 m di lunghezza, una partenza in grande anche per tutta una serie di altri aspetti, perché la Vision S è un po' il manifesto delle nuove tecnologie applicate al powertrain. Qui ci sarà un motore ibrido plug-in, all'infotainment e anche all'assistenza alla guida. Il design degli esterni non è l'unico spunto di interesse per quello che riguarda la Vision S. Vision S che invece ha negli interni una chiara indicazione di dove andrà il marchio Skoda nei prossimi anni. Abbiamo detto che l'infotainment è uno degli aspetti più innovativi di questa concept car. Infotainment che si concentra su due grandi schermi che sono gestibili tramite comandi vocali e gestuali, misurano 16 pollici l'uno, e che sono affiancati da questo ulteriore tablet da cui è possibile controllare altre funzioni, come quelle legate al clima, per esempio. Oltre all'insieme della parte anteriore dell'abitacolo, ce n'è un altro simile, dietro, che viene costituito da altri due schermi individuali inseriti nei poggiatesta e un ulteriore tablet di supporto in mezzo ai due posti posteriori. Completa il sistema la presenza di 4 phone box, ciascuna in ogni portiera, per ricaricare gli smartphone, che naturalmente tramite Smart Link sono collegati al sistema di bordo. Ecco, per ora ci stiamo muovendo con questa concept car. Tutto è ancora molto provvisorio, come avviene sui prototipi da salone, ma in realtà questa macchina diventerà di serie molto presto. Al Salone di Parigi vedremo la derivata di produzione che arriverà in Italia all'inizio del 2017. La gamma inizialmente in Italia sarà costituita dalle tradizionali versioni a benzina e a gasolio, a trazione anteriore o integrale e con il cambio manuale o DSG. Per l'arrivo della tecnologia plug-in nella gamma Skoda c'è da attendere il restyling della Superb, dove debutterà appunto questo tipo di motorizzazione. Vale comunque la pena di parlare del motore che pulsa sotto il cofano della Vision S. La base è costituita dal 1004 TSI da 156 cavalli, che viene affiancato in questo caso da due motori elettrici. Uno è inserito all'interno del cambio DSG, l'altro invece trova posto all'asse posteriore, quindi genera innanzitutto un sistema di trazione integrale vero e proprio e poi contribuisce a portare la potenza complessiva a 225 cavalli, assicurando un'autonomia in elettrico di 50 km.